Allora, il salvataggio è andata che durante. durante prima di iniziare il salvataggio, io ero che aprivo un ombrellone a una signora che mi aveva domandato. Un mio collega di terra mi ha avvisato della, della donna, della ragazza, eh, senza, senza battito cardiaco, senza polso, non respirava in acqua. Ho mollato tutto quello che stavo facendo e senza pensarci due volte. Ho preso e sono corso in acqua. Questo mio collega mi ha aiutato a tirarla su dall'acqua. Ho iniziato subito le manovre di rianimazione. Ho iniziato subito con le manovre di RCP. Ho iniziato a fare le compressioni toraciche, però per fura sfortuna ero da solo. Quindi ho avvisato per radio eh, subito il bar e gli ho detto di chiamarmi il 118. Fatalità, un mio collega era in bar, che si stava bevendo una cosa, era in bar, è venuto giù di corsa e mi ha portato la bombola d'ossigeno. Abbiamo iniziato dopo 20 minuti che stavo facendo la rianimazione e la signora aveva l'ossigeno somministrato. È arrivata all'incirca dopo mezz'ora l'ambulanza. La signora era già cosciente. Quando l'ho tirata su dall'acqua la signora non aveva né polso né respirava. Dopo che è arrivata l'ambulanza la signora era cosciente, gli hanno fatto dei test, delle cose e l'hanno portata via con l'elicottero. Io ho... All'inizio avevo talmente tanta adrenalina che non, non ci ho pensato due volte. Dopo, quando è finita l'adrenalina è finito tutto, ho iniziato a avere un attimo di timore perché la signora ha iniziato a far uscire schiuma dalla bocca e mi girava gli occhi al contrario. Finito l'animazione la che è arrivata l'ambulanza, che si sono portati via, la signora è andata in, in elicottero che era cosciente. Allora no, non mi sento un eroe perché ho fatto solo il mio lavoro e il mio lavoro è quello di tutelare le persone e è quello che ho fatto, quindi no, non mi sento un eroe. Allora questa passione è nata 5, 5 anni fa perché io ho fatto il corso per bagnino non essendo troppo interessato a farlo. Dopo che ho lavorato una stagione come bagnino e l'ho già sentito un lavoro dove potevo aiutare persone che fine è quello che mi è sempre piaciuto, aiutare gente, aiutare persone. Quindi ho continuato per uh, tutte le stagioni fino, fino ad oggi, che sto lavorando come bagnino. Meglio, meglio il bagnino rispetto al pasticcere perché il bagnino lo sento più un lavoro mio, quindi sento che posso fare del bene a delle persone in difficoltà e quindi mi appaga di più. Vai. Allora, un appello per la sicurezza in materia, io potrei dire che il bagnino è sempre stato visto come un lavoro, passatemi il termine, mediocre, nel senso che Sta in spiaggia, non fare niente tutto il giorno, guardare il mare. In, in realtà non è proprio così, perché il bagnino è un. il eh, bagnino salva anche le vite. È vero che capita raramente, ma le volte che capita, se non ci fosse il bagnino, tante persone morirebbero. Una cosa importante che volevo dire, che mi hanno detto gli stessi operatori del 118, è che se ci fosse stato un passaggio dalla strada per arrivare fine spiaggia, magari un passaggio per i quad ci avrebbero messo la metà del tempo.